Buongiorno a tutti, mi chiamo Silvano della ditta Reginato, produttrice dei telescopi SuperMASER. In questo video vorrei farvi vedere alcune caratteristiche di questi telescopi ed alcuni particolari che abbiamo aggiunto per la versione 2022. In questo caso ci troviamo di fronte a una base di un SuperMASER da 20 pollici, quindi un 510 mm di apertura. Su questa struttura possiamo vedere che sono stati installati i piedini regolabili per la messa in volo del telescopio. Ruotando questo volantino possiamo alzare o abbassare il piedino e con questa ghiera andremo a bloccare il piedino stesso. All'interno della struttura troviamo il mozzo con il movimento in azimuth. Ai lati ci sono due delle quattro leve di bloccaggio della forcella. Le altre due leve sono fisse sulla forcella. Ruotandole di mezzo giro in senso orario otteniamo il bloccaggio. Ruotandole in senso antiorario andiamo a sbloccare le leve e quindi possiamo togliere in questo caso la forcella dal mozzo. All'interno del mozzo troviamo questo volantino di colore azzurro che serve per regolare la frizione. Ruotandolo in senso orario rendiamo il movimento più frenato. Ruotandolo in senso antiorario rendiamo il movimento più scorrevole. L'utilizzo di questo volantino risulterà particolarmente utile nelle serate di vento, dove si vuole evitare che questo faccia ruotare il tubo del telescopio. In qualsiasi situazione, comunque, il movimento rimarrà sempre fluido e preciso, senza stacchi alla partenza. Sempre all'interno del mozzo troviamo questo pulsante di colore rosso che, una volta premuto, provoca il blocco della rotazione del movimento e quindi della forcella. Molto utile durante il montaggio o lo smontaggio del telescopio, durante il trasporto con le ruote dedicate ed anche durante il trasporto in auto con il telescopio parzialmente montato. In questo punto notiamo questa vite che una o due volte all'anno dovrà essere svitata e all'interno del foro si andrà a versare una o due gocce di olio fornito in dotazione. Questo permetterà di mantenere un movimento sempre fluido nel tempo. Nella versione 2022 abbiamo aggiunto un secondo punto di lubrificazione che permetterà al mozzo di lavorare per qualche decennio senza la necessità di manutenzione. Un'altra cosa che abbiamo aggiunto nella nuova versione è questa linguetta che permette di mantenere in posizione il cavetto di un eventuale encoder in modo da non intralciare il movimento del tubo del telescopio ed eviterà nella malaugurata ipotesi in cui si tolga la forcella prima di staccare il cavetto di andare a danneggiare l'encoder. Per quel che riguarda la base, ho terminato, ci vediamo tra un istante con la forcella installata. Rieccoci con la forcella installata, tenuta fissa al proprio mozzo attraverso le quattro leve di cui abbiamo parlato prima. Vi faccio vedere alcuni particolari installati di serie. Qui ad esempio abbiamo le serie dei semiassi con i suoi quattro blocchi di fissaggio. All'interno, sulla parte bassa della forcella, troviamo i piedini di appoggio su cui posizionare la culatta del primario, in modo da poterla facilmente agganciare o sganciare dai tralicci inferiori durante la fase di montaggio e smontaggio dello strumento. Da questo lato della forcella abbiamo un pulsante che, se premuto, andrà a bloccare il movimento di altitudine del tubo ottico in posizione quasi orizzontale e ci permetterà di montare o smontare il top ring in maniera estremamente semplice. Da quest'altro lato, come optional, è stata installata la livella a bolla unita ai piedini regolabili di cui abbiamo parlato prima. Un altro optional che vi voglio far vedere è il kit vuoto per la movimentazione del telescopio. Prendiamo le ruote e vi faccio vedere che in pochissimi secondi è possibile innestare le ruote alla montatura e attraverso questa leva, con mezzo giro, blocchiamo le ruote al telescopio. Montiamo ora i manubri dalla parte opposta. Anche in questo caso l'operazione è molto veloce. Inseriamo i manubri e blocchiamo con mezzo giro le apposite leve. Solleviamo ora i manubri e otteniamo l'assetto di trasporto del telescopio. Ritogliamo il kit ruote.
Nella versione 2022 abbiamo predisposto la forcella per il passaggio interno dei cavi encoder all'interno della struttura. Qui all'interno della base possiamo ad esempio notare la presa per il cavetto dell'encoder in azimuth. Ruotiamo la forcella e vediamo che all'esterno si trovano altre due prese, una per l'encoder in latitudine e l'altra per il visualizzatore. Da questa parte un'altra aggiunta per la nuova versione è questa basetta a coda di rondine che servirà per installare il paletto per il fissaggio del visualizzatore per chi monta appunto gli encoder. Un altro optional che troviamo su questa forcella sono le spalle richiudibili, molto utili nel caso in cui trasportiamo in alto il telescopio completamente smontato e desideriamo diminuire ovviamente l'ingombro della forcella. Per chiudere le spalle è sufficiente ruotare di un giro in senso antiorario le apposite leve. Questi gommini paracolpi andranno ad impedire urti tra i componenti durante la chiusura. Nel caso in cui siano installati gli encoder, i cavi all'interno della struttura dovranno passare dalla base alla spalla, come in questo caso. Un sistema automatico andrà a ritrarre e rilasciare i cavi durante la chiusura e l'apertura della forcella. Questo in entrambi i lati, ovviamente. Chiudiamo ora le leve e siamo pronti per andare ad installare il rocker box. Rieccoci nuovamente con il rocker box installato. La prima cosa che vorrei farvi notare sono i nuovi sistemi di aggancio dei teli per la luce. In precedenza questo veniva fissato attraverso dei bottoni a scatto che non era un sistema particolarmente pratico. Ora l'abbiamo sostituito con questo nuovo sistema meccanico in cui l'operazione diventa estremamente veloce e facile. Il telo paraluce inferiore può essere installato sia all'interno dei tralicci sia all'esterno. Installandolo come in questo caso all'interno, l'estetica diventa più piacevole, però l'operazione è un po' più problematica. Installando il telo all'esterno dei tralicci, l'operazione è molto più facile e veloce. Vediamo ora l'utilizzo del pulsante di blocco del movimento in altezza. Per sicurezza blocco il movimento in azimuth e vado a premere il pulsante posto lateralmente alla forcella. Adesso possiamo sollevare il rocker box fino a che sentiremo uno scatto. Vado ora a disinserire il bloccaggio del movimento in azimuth così da poter ruotare nuovamente la forcella e farvi vedere il retro dello specchio primario. Qui si può vedere il carter di protezione dello specchio primario con, in questo caso, installate le ventole di raffreddamento. Se si dovesse rendere necessario togliere questo carter per qualsiasi ragione, l'operazione è estremamente semplice, dato che il carter viene tenuto in posizione da dei magneti, come si può notare questa operazione si effettua in un istante. Su questi tre punti andranno fissate le barre con i contrappesi che ovviamente vengono forniti di serie con il telescopio. Su questo esemplare sono stati installati i ceppi digitali. Qui vediamo il carter di protezione dell'encoder in altezza. Una volta installato da questo lato l'encoder, non abbiamo più ovviamente il volantino di regolazione fine della frizione in declinazione lato opposto oculare. Anche se da questo lato la frizione viene usata molto molto sporadicamente, infatti normalmente si utilizza la frizione lato oculare, abbiamo pensato di equipaggiare le nuove versioni con un sistema relativamente veloce per poter regolare anche questa frizione attraverso questo foro e una chiave che viene data in dotazione. Riportiamo ora il rocker box in posizione di parcheggio, per così dire. Blocchiamo il movimento in azimuth con l'apposito pulsante. Solleviamo leggermente la culatta e disinnestiamo il blocco in altezza. Adesso possiamo rilasciare il rocker box. Per quel che riguarda questo video,
Termino qui. Auguro a tutti 2222 notti serene e magari con un telescopio Supermaser.